Solo 52 chilometri separano Maccarese da Civitavecchia. È una distanza che però si riduce incredibilmente quando si parla di classifica, soltanto a 3 punti. Per la V3 invece è bastato il 3-0 dell'andata, visto poi il pareggio per 0-0 contro la Falcimini. Attenzione però a Menghi che è in area di rigore. Menghi va col destro, fuori di pochissimo. Questa pressione così asfissiante della Vecchia. Poi Buffolino la va a perdere, interviene in ritardo, ma si gioca Menghi. La parata di Jurgens, decisivo. Starace la lancia verso Damiani, guardate come l'attacca la palla Damiani. Viene però tenuto a bada da Paolo Cerroni. Damiani però se la va a prendere. Damiani la mette a rimorchio. Catese! Andrea Catese che torna al gol in campionato praticamente dopo un mese. Dopo il gol all'Audace su rigore fa 1-0. Che ha tanto spazio da prendersi. Damiani esce Midio. Damiani anticipa da Midio. E qui non c'è niente. Non c'è niente. Poi arriva il fischio. Calcio di rigore. È calcio di rigore. Quasi tutto pronto. Tensione alle stelle. Prova a distrarre il settore ospiti. Parte Damiani, rincorsa e destro! Torna a segnare anche dal dischetto Alessio Damiani, raddoppio V3. Anche se poi è Funari che la può rigiocare. Ecco lì il tocco di ritorno per il 3. Avanza il capitano, Funari mette il cross. Il colpo di testa di Cerroni. Andriani va in ritardo. Allora il servizio per Vittorini che punta a Starace. Viene uno contro uno, Vittorini accelera, mette il cross verso il secondo palo. Cerroni è appena entrato, fa 2-1. Samuele Cerroni, la riscossa del Civitavecchia, porta il suo nome, 2-1. Che però per sua fortuna va soltanto da Gagliardi. Ora Luciani, inserimento di Vittorini che corre come un treno. Vittorini la mette a rimorchio e non arriva Cerroni per un soffio. Verso il colpo di testa di Cerroni, l'aggancio di Vittorini in area di rigore. Jurgens strepitoso e poi Luciani anticipato sul più bello da Fe con fallo. Dentro i soliti saltatori anche Fatarella, anche Paolo Cerroni. Il cross verso Vittorini che di testa anticipa tutti ma la manda sul fondo. Il rilancio di Jurgens, ma è finita! La V3 Maccarese torna a vincere dopo 3 turni.